Ciao, sono Luca e in questo video vedremo una combinazione diversa di strumenti e di accessori per allenarti a casa e avere quindi un workout diverso dal solito. Di fatto quello che vai a fare, posto che a casa puoi tranquillamente fare tutto in poco spazio, che sia corpo libero oppure con una panca, due manubri, un bilanciere elastico, ho fatto infiniti workout al riguardo, di fatto se tu combini una barra per trazioni, magari di quelle fissate al muro, con un elastico rosso o due, poi nel corso del tempo progredirai con maggiore resistenza, colori diversi, vai a creare un'ercolina e anche dei cavi a casa. I cavi puoi tranquillamente crearli anche a terra, due manubri pesanti e elastici intorno, dopodiché per l'appunto vai a fare tante varianti per il petto e non solo, proprio per ricreare una variante di cavi a terra di cable crossover che hai in palestra. Se in questo caso, per l'appunto, se tu metti insieme barra per trazioni, magari se all'inizio non riesci ancora a fare le trazioni, più avanti magari ci riuscirai, però ci arrotoli per l'appunto l'elastico rosso o nero, così via, dopodiché crei un'ercolina e aggiungi tanti esercizi. Quindi è una cosa molto interessante perché per l'appunto ti permette di ricreare un discorso di ercolina barra cavi a casa in poco spazio, con poco, barra per trazioni più elastico rosso, investimento ridotto, poi nel corso del tempo banalmente userai anche la barra per le trazioni vere e proprie. In questo modo per l'appunto puoi variare il tuo workout. Di recente ho creato una tecnica chiamata Triple H per ancora una volta cambiare un po' le cose, rendere il workout un po' diverso rispetto al solito, semplificando: barra per trazioni, elastico, dopodiché che sia per il petto, per la schiena, piuttosto che le spinte per i tricipiti o il car per i bicipiti, io eseguo 40 ripetizioni in totale, che sono tante, divise in 5 serie da 8, e per l'appunto è tutto senza pause, quasi come se fosse un drop set, però il carico di fatto percepito dai muscoli prima aumenta, poi diminuisce, perché io faccio la prima serie vicino al punto quell'elastico è fissato, immagino le spinte per i tricipiti, 8 ripetizioni, poi mi allontano, 8 ripetizioni, l'elastico è sempre lo stesso, però ovviamente mi allontano dal punto che è fissato, quindi ovviamente il carico percepito è maggiore per i tricipiti, un po' come se aumentassi il carico in palestra. Quindi mi allontano ancora, terza serie da 8, ancora una volta il carico percepito aumenta, quindi dopo mi riavvicino come se fosse un drop set. Quindi nella prima fase è simile a un piramidale per come viene percepito, perché mi allontano, quindi il carico percepito aumenta per l'appunto, un po' come se aumentassi all'ercolina in palestra, dopodiché mi avvicino per l'appunto e faccio ovviamente le altre due serie per tornare al punto di partenza. 5 serie totali, 40 ripetizioni, 0 pause, prima un piramidale fra virgolette, poi un drop set. Il muscolo, metafora di Rocky 4, non sa quello che fai, quindi conta primariamente quello che vai a sentire. Se quello che senti è efficace, prima con il carico che aumenta poi diminuisce, l'elastico è sempre lo stesso, però ovviamente cambia come incide in base a dove sei rispetto al punto in cui è fissato, cambia un po', quindi con il Triple H aggiungi un po' alcune varianti di esercizi e in questo caso di intensità proprio per cambiare. Quindi invece di fare una serie poi aspetti e ti giri i pollici, fai una serie, ti allontani e in base a quanto sei distante per l'appunto aumenta il carico in un esercizio, posto che nel corso del tempo poi ovviamente passerai elastici maggiori, colori diversi e maggiori per l'appunto resistenze. Quindi valuta tu se hai lo spazio, tempo, budget e motivazione, interessante, aggiungi esercizi, aggiungi questa tecnica, cambi un po' le cose e ti rendi conto che anche a casa in poco spazio con due manubri, un elastico e eventuale ercolina creata in questo modo puoi fare tantissime cose e con un po' di fantasia, super serie con i manubri e Triple H per l'elastico, veramente aggiungere intensità e cambiare un po' le cose. Ti rimando i miei workout a riguardo, paradigma auto con spavolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità e entrare meglio di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!